maglie e calzamaglie da motociclista. Trova tutto ciò che serve per viaggiare su due ruote con qualità e sicurezza. Ciao a tutti, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Un video vlog. Allora, scusate la faccia, uno dovrebbe avere un po' di vergogna, cioè dovrebbe essere un attimino di presentarsi così in queste condizioni. Però sono appena uscita da piscina, cioè no, appena no, è mezzogiorno, sono uscita alle 10:30 di piscina e oggi ho fatto la mia quinta lezione, bellissimo. E ho fatto un po' di spesa, sono andata da Lidl, probabilmente vi avrò messo anche degli spezzoni iniziali, ma vediamo cosa è uscito, perché mi fanno male le gambe, mi fanno male le braccia, perché dopo piscina ho fatto anche la visita medico-sportiva, non agonistica ovviamente, però mi hanno fatto fare 3 minuti di step, ma uno step molto alto, quindi praticamente lo step della visita medico-sportiva mi ha distrutto più che la piscina. Quindi sono arrivata da Lidl che mi tremava tutto e non so cosa ho ripreso, vediamo se riesco a mettervelo o no. Comunque ho fatto un po' di spesa, adesso poi vi faccio un rapido svuoto alla spesa della Lidl perché so che vi piace sempre tanto. E sto andando a casa, quindi è mezzogiorno, vado a casa, mangio e poi metterò la roba di piscina a lavare. Due pulizie veloci, poi mi riposo perché oggi pomeriggio poi devo portare Alessandra a basket e quindi saremo fuori fino alle 7. Sono già presa la roba per stasera, quindi da mangiare l'abbiamo già e nulla, quindi niente. Cosa vi volevo dire? Allora, volevo ringraziarvi tantissimo perché siamo arrivati a 750 iscritti sul canale, io sono super stra mega felice, è un traguardo che non mi sarei aspettata assolutamente. 750 persone per me sono veramente tante e proprio per questo ho iniziato a fare qualche diretta su Instagram, quindi chi di voi ha Instagram può andarmi a seguire anche su Instagram, di modo da potersi fare due risate con me nelle dirette. Per esempio abbiamo fatto una diretta ieri sera con Paola, una ragazza di Albenga, quindi ligure anche lei, e c'era anche Alessandra, mia figlia, e gli ha fatto una testa tanta. Però vabbè, se vi volete fare due risate sappiate che sto iniziando a fare qualche diretta. Certe volte è un pochettino frustrante perché quando sei in diretta e non c'è nessuno, però vabbè, all'inizio è così, è normale, ci sta. Nel frattempo io inizio una diretta, poi continuo a fare i miei lavori, se spunta qualcuno comincio a parlare. Quindi non vi spaventate se arrivate nella diretta, io sto facendo altro, ma è normale perché se non ci sono persone faccio dell'altro. Però non voglio demordere perché la cosa bella di Instagram secondo me è questa cosa, è questa, appunto questa possibilità che ci dà di conoscerci tutti meglio, poter parlare di più, perché comunque sì, è vero che anche qui sotto nei video, nei commenti si può parlare, però è una cosa diversa perché magari tu mi commenti adesso, io lo vedo fra un'ora, tu non sei più online, quindi non è uno scambio diretto di opinioni. Invece su Instagram, secondo me, soprattutto nella diretta, è molto più tutto veloce, nel senso che se tu sei a vedere la mia diretta, mi domandi, io ti rispondo subito. Comunque, vabbè, non mi dilungo troppo. Adesso vado a casa, vi faccio lo svuoto alla spesa, mangio perché ho una fame terribile e poi mi riposo un pochettino. Magari mi do anche una truccata per il pomeriggio perché non spaventare la gente, sarebbe una cosa carina. E basta, noi ci vediamo dopo. Un bacione! Eccoci qui, allora, non fate caso alla faccia, cioè voi siete qui per vedere il video, perché ci vogliamo bene, ora vedete lo svuoto alla spesa, non fate caso alla faccia, oggi pomeriggio vi giuro che sarò migliore. Allora, vi faccio appunto rapido svuoto alla spesa, perché c'ho strafamissimissimissimissima. Ok, e mi vado a pesare la pasta intanto, così appena bolle butto, perché ho una fame incredibile. Allora, oggi faccio una pasta normale, 60 grammi, come previsto da dieta,
con la crema di melanzane. Allora, io non so se chi di voi segue Fabiola Genovese, immagino di sì, perché... E ha proposto ieri, l'altro ieri, la crema di melanzane con la quale lei condisce il riso e la pasta e la usa anche come appunto per gli aperitivi, gli stuzzichini. E ragazze, è fenomenale. Io vi invito veramente ad andarla a provare. È la ricetta appunto di Fabiola Genovese della crema di melanzane. E appunto è anche mangiabilissima con la mia dieta mela rossa, perché sono semplicemente melanzane fatte andare al forno 40 minuti, dell'aglio, del pepe, dell'olio, della tahina. Io ce l'ho messa poca, però si sente. E il sale. E basta. È tutto frullato. Ragazzi, squisita. L'ho provata anche ieri sera col riso. Se avete visto su Instagram, nelle stories l'ho messo. Ed è una cosa eccezionale. E oggi, siccome mi è avanzata, a parte che si può tranquillamente tenere in frigo, uno ne può fare una quantità più abbondante, la metti in un bel contenitore grosso e te la tieni. Quando devi arrivare, che sei, arrivi e sei in ritardo, non sai cosa fare, ti metti quella lì ed è fantastica, secondo me. E perché non c'è niente, c'è solamente la melanzana, quindi dura tranquillamente in frigo per un po' di giorni. E poi è veramente, veramente squisita, ragazzi, veramente. Allora, scusatemi un secondo che intanto mi vado a pesare la pasta. Un minuto, delle conchigliette, 60 grammi di conchiglie. Sapete perché butto le conchiglie? Cerco sempre questi formati perché sono un pochettino più grandi, tranne i rigatoni che non mi piacciono tanto. Però questi formati leggermente più grandi praticamente rendono di più. Con 60 grammi di pasta sembra di mangiare un bel pezzone. E è un trucco per la dieta questo. Allora, io non sono mai stata una gran mangiona di pasta, devo essere sincera. Però ovviamente quando uno è a dieta, lo stomaco c'ha fame. No, vabbè, ormai mi sono abituata, è un mese. Diciamo che è ovvio che tipo in questo periodo, quando sono in preciclo, queste cose qua, viene fame. E ora, soprattutto con il fatto che faccio attività fisica, ho parecchia fame. E quindi cerco di fare delle cose un po' più che soddisfino gli occhi, ecco, che sembrano di più di quelle che sono. Vabbè, comunque mi sto sempre perdendo in chiacchiere, perché ovviamente poi ora non c'è mio marito e ho voglia di parlare, e quindi quando accendo la telecamera parlo con voi. E poi mi sto muovendo, sembro, sapete quei cosi che quando stanno sotto la luce dondolano, ecco, collo piccolino a testa grande. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Allora, vi faccio la svuota alla spesa, ecco l'acqua che non la trovavo, vi faccio la svuota alla spesa. E rapido, vedete la fame? Intanto sto guardando se bolle, io butto così, mettiamo 10 minuti di timer. Così quando finisco con voi vado a mangiare. Allora, da dove cominciamo? Allora, intanto cominciamo dallo scontrino, direi che. Allora, ho speso 38 euro e 15. C'è da dire che da quando non c'è mio marito sto spendendo tanto di spese. Ecco, perché compro roba che solitamente non compro. Perché magari prima vado di frutta e verdura, adesso compro un po' più schifezzine. Che poi io non mangio in settimana, cioè io mi concedo una scematina, un dolcetto nel weekend, però normalmente ho mangiato questo weekend la pizza, come avete visto nel vlog, sì. E, però normalmente io sono a dieta. Allora, ho speso 38 euro e 15. E andiamo. Allora, ho ricomprato l'aceto balsamico. Io prendo sempre questo, mi piace tanto. Balsamico di Modena IGP. Vabbè, non so. E questo viene, non so quanto possa interessarvi, però vedo che negli altri svuota la spesa mettono i prezzi, perché tanto il prezzo è sempre quello. Allora, l'aceto di mele io non l'ho pagato, me l'hanno regalato. Non l'aceto di mele, l'aceto balsamico me l'hanno regalato e non l'ho pagato perché non compare. Aceto balsamico, 1,19 euro. Poi ho preso le capsuline decaffeinate perché le avevo finite, mie. Ne sto bevendo parecchie. Poi ho preso le mele, queste qua si chiamano Kenzi, sono tanto buone, sono piccoline. Però sono croccantissime e dolcissime, mi piacciono tanto, quando le trovo le prendo. E quelle lì costano 1,99 euro al chilo.
Poi ho preso dell'Emmental perché volevo fare dei panini anche a magari ai bambini nel pomeriggio con un po' di prosciutto quando hanno le attività, invece di dare sempre la solita briochina con qualcosa di salato, di dolce, gli do qualcosa di salato, tanto loro apprezzano tanto. E quindi proprio per questo ho preso anche dei salumi, ho preso il salame Milano, 1,99 €. Poi vabbè, questa è la provoletta affumicata che ci piace tanto a tutti e costa 99 centesimi. Ho preso un prosciutto cotto a 2% di grassi, questo qua, che viene 1,69 €. Poi la mortadella col pistacchio a 1,49 €. E ho preso lo speck affumicato light con 30% di grassi in meno a 1,29 € in offerta. E poi ho preso anche delle piadine perché ai bambini gli piacciono e volevo fargliele una di queste sere, vediamo. Poi ho preso dei cappelletti al prosciutto perché è ancora fresco la sera, quindi con una bella, con un bel brodino, un bel brodo, si mangiano quelli. Poi ho preso i croissant all'albicocca, sapete che a me piacciono tantissimo questi qua, ora ne usufruiscono i bambini, ne ho presi 4 all'albicocca e 4 al gianduia. E io questi qua semplicemente li, vabbè, domani mattina li mangeranno, e gli altri 6, perché ne ho presi 4 e 4, quindi 2 li mangiano domani mattina, gli altri 6 li congelo in monoporzioni e le scongelo la sera prima. La mattina non faccio altro che mettermele sopra al fornetto, questo qua della Lidl, che ha questo inserto, senza far cadere tutto, Chiara, per favore, ha questo inserto che si mette così, con una mano è un po' difficile, ecco qua, si mette così, io ce le metto, tanto la mattina dopo poi sono scongelate, le metto sopra e un minuto da una parte, un minuto dall'altra, si scaldano, ridiventano croccanti e sono squisite. Non tutte le mattine ovviamente, infatti io quando vado ne prendo un po' di più e poi ogni tanto le utilizzo. Costano 49 centesimi l'una e ne ho prese 8, 4 albicocche e 4 alla gianduia, come vi dicevo. Poi ho preso i mancabili Kinder Pinguino, ormai lo sapete, a casa mia non possono mancare, altrimenti Francesco la mattina già comincia male la giornata, infatti avevamo quelle di prima, ne erano rimaste 2. E visto che mi trovavo lì ho fatto che prenderle, perché sennò poi mi ritrovavo domani mattina senza. Poi ho preso, ecco, questa qua è una cosa che ho preso per me, anche se non va bene per la dieta, però l'insalata di patate, questa qua con la salsa allo yogurt della Lidl, a me fa impazzire. So che molti di voi diranno, ma sei fuori? Effettivamente è una porcata, però a me mi piacciono tantissimo, proprio queste qua allo yogurt, le altre non mi piacciono tanto, quelle tutte gialle. E vabbè, so che sono a dieta, però questo weekend invece di mangiare una schifezzina mi mangerò 2 cucchiai di questo e mi soddisfano tantissimo, piacciono tanto anche i bambini, le prendo proprio una tantum, cioè una volta ogni tanto, però mi piacciono tantissimo, non so, ho provato anche a rifarle a casa con mettendoci ingredienti ovviamente più sani, perché era lì non so cosa ci mettano, però no, non viene uguale, cioè, secondo me c'è la gioga perché è troppo buono. Vabbè, poi fiocchi di latte. Ho preso le panne cotte per Alessandra, che gli piacciono tanto, al caramello, queste qua, ogni tanto. Poi le arancioc, che sono le simil fiesta. E ho preso anche questi qua, croissant integrali, perché mi ha fatto venire tantissima voglia Anna Gloria, quando ho fatto vedere quelli della misura. Però poi ho guardato effettivamente i dati nutrizionali di quelli della misura, cioè non è che abbiano tutti questi grassi meno, cioè non mi sembra assolutamente, le calorie sono quelli, i grassi più o meno sono quelli, quelle lì costano il doppio rispetto a queste, ho provato queste e vabbè, una volta a settimana mangerò, lo proverò, mi ha fatto venire una voglia. E poi questo qua per i bambini. Ah, scusate, non vi ho detto i prezzi, allora questa qua 1,99 €, questa qua 1,49 €. E per 1,39 € queste barrette per i bambini, ma sono 2 pacchi, quindi per 8 barrette per una, quindi sono 16 barrette a 1,39 €. Poi ho preso la Philadelphia. Ah, ho ripreso la pasta per pizza, perché se avete visto nel vlog precedente, ci è piaciuta tantissimo. Costa veramente poco, perché ora non mi ricordo, ve lo dico subito. Pasta per pizza 1,29 €, costa veramente poco,
secondo me, a mio parere, per loro dicono per due persone. Loro dicono per due persone, però a mio parere per me i bambini è perfetta perché viene praticamente una teglia, scusate, avete visto, è una teglia da un po' meno di una teglia da forno, la dividi in tre e in sei poi praticamente, e vengono due pezzi a testa, ma due pezzi, cioè due tranci belli come quelli che si prendono comunque quando vai a mangiare fuori, e sono, mi hanno soddisfatto tantissimo. Ora vedremo, sicuramente non questo weekend perché l'abbiamo appena fatta. Questa scade il 28 febbraio, quindi magari la facciamo il weekend quello successivo. Ok? E quindi abbiamo ripreso la pasta per pizza perché sono stata veramente soddisfatta. E cosa manca? Ah, vabbè, questi qua li ho presi per i bambini se fanno i bravi. Questi qua li tengo sempre in dispensa se fanno i bravi, glieli do perché è sempre carina. Mi piaceva tanto quando ero piccola, quando arrivava mio nonno che mi dava l'ovetto Kinder, bellissimo. E devo dire anche una cosa, ieri abbiamo preso le pagelle di Alessandra ed è stata stra brava, quindi dovrò prenderle anche un regalino questo weekend perché ha una pagella veramente, secondo me non è mia figlia, l'hanno scambiata, anche se vabbè, ci assomigliamo tantissimo, quindi diciamo che non ha preso da me il cervello, ecco. No, ha veramente una bella pagella. Io facevo molta, ero brava perché ero molto brava, però facevo molta fatica a studiare, ad applicarmi. Invece lei devo dire che basta che ascolta a scuola e riesce bene. Ah, e ho preso questi, scusate. Le Teddy sono le patatine di Patatine come sono? Come si chiamano? Snack di patate salate, queste qua. Sono quelle che rimangono tipo le patatine bianche. Costano 79 centesimi e i bambini piacciono, ogni tanto le prendo. Tutta questa roba la prendo ogni tanto quando Federico parte e va in trasferta, noi ci coccoliamo così. E nulla, niente ragazzi, allora io vado, manca un minuto e la pasta è pronta e vado a magnare, noi ci vediamo dopo. No, ma io volevo fare ancora i complimenti a Fabiola perché questa ricetta è squisita. Ma poi anche con le conchiglie che si riempono, meravigliose. Buon appetito! Come sono arrabbiata! Non avete idea. Allora, sono arrabbiata, la sto guardando e vorrei farle male, tanto male. Di chi sto parlando? Vedete? La paura nei suoi occhi, la scappa. Sta scappando, c'ha paura, vedete? Coda tra le gambe. Cosa hai fatto, Peggy? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? No, non siamo qui per le coccole, che cosa hai fatto? Che cosa hai combinato? Niente, lei ora è qui, vorrebbe le coccole, capite? Cioè, coda tra le gambe, ma dice, vabbè, mi metto a pancia in su, passa tutto. Io sono super arrabbiata. Allora, vedete questo? Che è il mio fantastico profumatore con la luce che emette. Vabbè, ora è senza, non c'è acqua, quindi si spegnerà. Ok. Questo profumatore fantastico che io adoro, umidificatore barra profumatore, aveva un telecomando. Aveva un telecomando. Perché la Peggy oggi ha deciso di beccarlo. E questo è quello che è rimasto del telecomando del mio fantastico profumatore barra umidificatore. Abbiamo pezzettini ovunque. Ha preso tranquillamente il telecomandino, se l'è portato su, se l'è mangiucchiato a cuccia addirittura. Cioè, vi rendete conto? Ora ovviamente io l'ho comprato su Amazon, non si potrà comprare il singolo telecomandino. Si può usare lo stesso, ok, però era tanto comodo, io lo tenevo in cucina, schiacciavo, cambiavo la luce, cambiavo l'intensità della profumazione, l'intensità del vapore, niente. Ha deciso che ha fatto questa fine. Che nervoso, che nervoso. Non solo i bambini ne risentono quando mio marito parte, ma anche il cane.
soffre di solitudine quando parte mio marito e fa i dispetti tutte le volte che lui parte, o mi fa la cacca in casa o mi rompe qualcosa. Non ce la posso fare. Dunque, allora mi sono un po' ristrutturata e ora vado a prendere i bambini a scuola, che sono le 4 meno 20, e poi andiamo a basket. Ci tocca, devo passare anche da mia suocera che stasera ci ha preparato una torta di verdure, una torta pasqualina, che sarebbe una torta di carciofi, qua a Genova si fa. E quindi devo passare anche da lei, così stasera la do ai bambini, che è facile e veloce, perché noi dopo basket torniamo a casa tardi, come sapete, e quindi almeno c'ho la cena già pronta. Probabilmente poi ci faccio dei pomodorini, perché ho preso dei pomodorini alla Coop. Non vi ho fatto lo svuota la spesa della Coop, no, perché erano poche cose. E facciamo dei pomodorini con dell'insalatina iceberg, e poi se hanno ancora fame ho della mozzarella fior di latte che avevo preso, perché Alessandra dopo basket ha super fame. Quindi nulla, adesso io vado, io non ci vedo niente, io non so voi, chi di voi ha gli occhiali, ma io sono sempre nella nebbia perché sono sempre sporchi. Mi devo ricordare la prossima volta che acquisterò un paio di occhiali nuovi di prendere degli occhiali, scusate, degli occhiali anti... Andiamo Peggy! Come si dice? Che non temono le ditate, vabbè, anti... C'è un nome specifico, ma ora non mi viene. Vabbè, vi sto facendo un po' ballare. Quindi nulla. Allora mi preparo, vado. Che riprese, ragazzi. Niente, mi preparo, vado e ci vediamo dopo. Ciao! Allora, noi siamo in macchina. Sono le 7 meno 20. 5 minuti esce Alessandra finalmente. E nulla, siamo passati da mia suocera che ci ha dato la torta di verdure. Mi ha fatto qualche giretto. Francesco mangia le carotine, perché siamo passati dalla Coop che mi mancava la confettura e mi sono dimenticata stamattina di comprarla, e ha preso le carotine. Noi quando andiamo alla Coop, tappa fissa, carotine, quelle già pulite, che le mangia in macchina, anche se non so quanto, mangiate anch'io, non so quanto siano sane rispetto a quelle che mangi tu, però, che si puliscono da sole, però sono carote. E nulla, adesso noi prendiamo Alessandra e poi andiamo a casa che andiamo a mangiare. Così poi andiamo a letto presto, perché ora senza papà noi abbiamo la routine di andare, di lavare, di finire presto, ci laviamo, ci mettiamo nel lettone di mamma e papà, guardiamo un posto al sole e ce ne andiamo a dormire. Presto, 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 così la mattina i bambini sono belli riposati, perché quando c'è papà, prima delle 10 non si riesce a dormire. Quindi nulla, noi ci vediamo più tardi, dopo. Ora vi salutiamo, vi mandiamo un bacione. Dunque, qui siamo in una crisi mistica, c'è un po' di pianti, schiapprici in corso. Allora, siamo arrivati adesso a casa, sono le 8 meno 20, quindi io faccio velocissimo la cena, farò dei pomodorini di questi qua, forniti veloce, e poi abbiamo la mozzarella, questa qua che vi dicevo, che è fior di latte, 100% latte dell'Appennino Umbro Marchigiano, buone, 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 erano anche in offerta alla Coop. Vi faccio vedere rapidamente le due cosine che ho preso da Eurospin e due cosine dalla Coop, perché sono di vicino a dove va Alessandra a basket e mi mancavano. Quindi per ammazzare il tempo spendiamo due soldini, va bene. Poi vi faccio vedere la torta che mi ha dato mia suocera, quella che si fa qua. Allora, ho preso la crescenza di Eurospin, che mi ero dimenticata di prenderla per le piadine che vi ho detto stamattina. Il pan bauletto, quello agli 8 cereali e soia, questo qua di Eurospin, che è buono per i panini che dicevo, per i bambini. Poi ho preso questi qui. Due al pistacchio e due all'anellina al cioccolato, e poi uno per uno della Coop al cocco, qua per dopo cena per i dolcini per i bambini che mangiano schifezze. Poi ho preso le tortine alla carota e mandorla, sono molto buone quelle lì, costano pochissimo rispetto alle camille, non sono proprio come le camille, però si difendono bene, e c'erano in offerta queste qua alla Coppa 1,99 e l'ho prese. Poi la frutta secca mix, questa qua tutta mezza rotta, schiacciata, mezzo litro di latte parzialmente scremato, e poi ho preso questa qua che non ce l'avevo, avevo finita, solo frutta, questa qua è proprio 100% frutta,
fragole con zucchero d'uva e succo di limone, basta. Costa un po' di più, è biologica, però è buonissima. A me piace tanto la fragola e l'ho presa. Basta. Ah, vi faccio vedere la torta, quella che vi dicevo. Allora, da noi... piace la fragola anche a Francesco, certo. Allora, ve la faccio vedere così. È una classica torta di verdure, come vedete, e qui da noi si fa con la pasqualina, è così, con i carciofi, ci sono i pezzi di carciofi. Questa qua che vedete sopra dentro è prescinzola e noi ci mettiamo anche le uova. Si mettono di solito 5 uova laterali e una al centro. Mia suocera in questo caso l'ha divisa, quindi ci è toccato a metà del centro. E per chi di voi non è di Genova, la prescinzola praticamente è una cagliata di latte e rimane tipo lo yogurt un po' più aspro, e noi la mettiamo, io non tantissimo sinceramente perché comunque aggiunge grasso, però è molto buona, e in tutte le torte la mettiamo noi, in tutte le torte genovesi c'è la prescinzola ed è molto molto buona, quindi stasera si mangerà un pezzettino di quello lì, io mangerò la mozzarella con un po' di pomodorini e basta, noi andiamo a mangiare e noi ci vediamo dopo. Ho dimenticato di farvi vedere questi qua che non vi ho fatto vedere, ho preso questi, i Milka Choco Snack. Non l'ho mai provati, una barretta, sono 155 calorie, dentro ce ne sono 4, costa 1,99€, mi sembra molto sfiziosa e si tiene nel banco frigo. Se l'avete già provata fatemelo sapere e vorrei darla come merenda ai bambini ogni tanto per cambiare un po'. Se l'avete provata ditemi com'è, perché io non posso mangiarla. Ok ragazzi, noi ci siamo messi a tavola. Questo è il mio piattino con anche 90 grammi di pane e il piattino dei bimbi. Ciao! Buon appetito! Ciao! Abbiamo sempre il nostro amico buco nero, qua. Finché non torna mio marito il 29 che lo chiude, avremo sempre il nostro amico nero. Buon appetito! Buon appetito! Ciao ciao! Buon appetito! Thank you.
Allora, noi abbiamo finito di guardare il posto al sole. Sì. E ora ci mettiamo a nanna. No, io non voglio, poi sto nel letto della mamma. Eh no, domani sera che è venerdì dormiamo tutti insieme. E nulla, noi ora vi salutiamo. Sì. Ciao. Piano, piano, piano. Ciao. Guarda, fammi vedere come stai nel lettino, Franci. Ciao. Guarda che lettino. Di Spy. Non è di Spider-Man questo qua. Lui c'ha sempre i giochi sotto il cuscino, non si capisce perché. Sì, perché mi piacciono. Ok, lasciala così. Dai, mettiti giù. Mettiti giù, 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 giù. Vedere anche le cose. Abbiamo Topolino. Guarda che bello Topolino. Ciao. Buonanotte a tutti qui al cuscino di Millie Bobby Brown che ha recitato Stranger Things. Se lo guardate o se vi seguite la serie, scrivetecelo nei commenti. Eh certo. Va bene ragazzi, allora noi vi salutiamo. Io vi mando un grosso bacio. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, se ancora mi raccomando se non siete ancora iscritti, ecco, al canale. Non si riesce stasera a chiudere. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. E vi ricordo che la programmazione di questo canale è ogni martedì e ogni sabato, e se vi va seguitemi anche su Instagram. Io su Instagram sono il mondo di Claire underscore YouTube, ve lo metto qui. Nulla, io vi saluto, vi mando un grosso bacio. Mamma. E alla prossima. Ciao, ciao, ciao.